una situazione evidentemente delicata, però sia individualmente che con la squadra, con l'aiuto di un allenatore che sta facendo molto bene, sono assolutamente in grado di superare questo momento. Ecco, devono essere determinati, non andare a vedere ogni partita le tabelle, così affrontare partita per partita per vincerle. E poi se hanno questa convinzione, perché se si fanno troppi calcoli, poi uno viene condizionato dal calcolo che fa, lì in questo dobbiamo pareggiare, in questa possiamo vincere, in questa si perde, così via, e si scombina completamente tutto. Quindi ho pregato sia il mister che Asmini, che segue la squadra, tiene i rapporti tra società e squadra, di piantarla lì nell'andare a vedere queste tabelle. Sappiamo chi incontriamo la prossima volta, chi viene dopo e così via, ma mi paiono assolutamente convinti. Certo, un po' demoralizzati da questa situazione lo sono, però devono richiamare la loro personalità, essere e avere l'autostima che si meritano, tra l'altro, perché in fondo noi qua paghiamo anche questa posizione in classifica, non è che sia in conseguenza delle ultime partite che non sono andate bene, è conseguenza di essere partiti molto male. Noi continuavamo a collezionare pareggi pur avendo un attacco formidabile, ecco, quindi è tutto l'anno che ci ha portato, diciamo, i risultati di tutto l'anno ci hanno portato a questa situazione. Ora pensiamo che col Chievo rientrerà Pozzi, che si sta già preparando, quindi recuperando fisicamente, sia diciamo stamattina che deve, sono i tendini che sento un momento, è chiaro, essendo stato tanto tempo fermo, però già da tempo si sta preparando in palestra con esercizi e così via, e auguriamoci di poter avere anche lui. E Pozzi è un giocatore estroso, molto vivace, probabilmente sarà in grado di sfruttare certe occasioni che si hanno sotto porta, che in questi ultimi tempi non sono state sfruttate.